Vai, vai. Oh, perfetto. Eccoci qua ragazzi, siamo in diretta ragazzi, avete sentito la sigla, attenti a quei due, Mauro e Giorgio, e vai qua da Radio Iride, la radio dei multicolori, numero di telefono 338-377-5193, ragazzi chiamate, mandate messaggi, segnali di fumo, piccioni viaggiatori, ambasciatori, anche le critiche sono a vostra disposizione. Avanti, ciao Giorgio, sono presente, tu ci sei? Sempre presente al sabato. Sempre presente al sabato, e vai! Ho avuto una settimana di clausura, ma comunque sono... Ma sei diventato una suora di clausura allora? No, nel senso che senti ancora la mia voce, il mio naso. Ah, sì, sì. È ancora nasale, sì, però porta raffreddore, però adesso dai, siamo in una fase, come si dice, di guarigione. Signori, chi ci ascolta? Comunque sai, io farò di tutto per essere sempre con te presente. Benissimo. Perché sei uno dei pochi, sì, almeno qua dentro, ma anche non solo qua dentro, sì, purtroppo, questo devo dire con rammarico, sì, che ormai ci sono pochissime persone che parlano di lavoro. Ah beh, cioè si cerca di fare... Però io vorrei... Io sono fuori un po' dal mercato del lavoro, eccetera, no? Ma vabbè, io ti ringrazio del complimento, no, che mi hai fatto. È un complimento, questo è, è la verità. Questo è il complimento, io ti ringrazio. Ma sì, cioè, si cerca di poter... Perché purtroppo, vedi Giorgio, se non c'è il rispetto della Costituzione, che è basata poi sul lavoro, perché il primo articolo cosa dice? Eh beh, certo, che la Repubblica è fondata appunto sul lavoro. Benissimo. No? Se non rispettiamo il primo articolo della Repubblica e non ne parliamo, vuol dire che noi di questo paese proprio ce ne strafottiamo. Certo. Però io volevo partire con una notizia che a me fa paura, ma molto paura. È una notizia, te lo dico, che è sul giornale di Sallusti, che è in pagina 4 questa notizia. E secondo me, io non voglio insegnare niente a Sallusti, doveva essere in prima pagina, doveva riempire la prima pagina questa notizia, perché è una notizia molto brutta. Cioè, chi ha studiato la storia, chi studia la storia, deve insegnare. Allora, ti spiego qual è la notizia. Sì. L'esecutivo, in una crisi di nervi, casalino, imbavaglia i ministri, il portavoce di Conti avvoca sé interviste stampa e TV, anche i 45 sottosegretari servirà il placet di Palazzo Chigi. Perché ti ho letto questo titolo di pagina 4 del giornale? Ti leggo un pezzettino anche dell'articolo. Sono ore di grande tensione nel governo, al punto che alla vigilia del faccia a faccia di Bruxelles con Giuseppe Conte e Jean-Claude
e Jean-Claude Juncker, Mr. Whisky, Palazzo Chigi decide di commissariare la comunicazione, attenzione, la comunicazione dell'intero esecutivo dei ministri più importanti dall'ultimo dei sottosegretari. Questo almeno raccontato in due WhatsApp, inviati ieri mattina a molti giornalisti dal portavoce del Presidente del Consiglio Rocco Casalino. Cioè, tu sai che Rocco Casalino è quello che ha detto che i vecchi gli fanno schifo, certo, che gli invalidi gli fanno schifo, che i ragazzi down gli fanno schifo, che insomma, in poche parole, che sta società di merda gli fa schifo. Solo lui è bravo. Solo lui è bravo, hai capito? Ecco questo. Quando lo vedo in foto con questa faccia qua, mi viene già fame, freddo e fastidio. Allora, il problema perché ti dico questo? Se io non erro e non ho studiato male la storia, quando Benito Mussolini viene incaricato dal re di formare il governo della Repubblica, cioè diciamo di quella pseudo Repubblica italiana o monarchia repubblicana, monarchia repubblicana trovato, ok, che c'era lo statuto Albertini ancora in vigore, pensa te. Beh, c'era appunto il re, quindi ecco Albertino. Esatto. E allora, quando viene Mussolini, cosa fa? Mussolini arriva, attenzione, te ne parla uno che non è comunista. Non sono mai stato il comunista io. Quindi uno dice: ma come, tu sei di destra? No, attenzione, io sono democristiano. Basta, punto. E allora sono di quel partito d'azione, Don Sturzo e via di seguito. C'è il cosiddetto partito di centro. Bravo. Allora, quando arrivò Mussolini al governo, cominciò a porre dei paletti. E uno dei paletti era questo. Cioè quello di zittire coloro che magari non la pensavano come lui. Questo sta succedendo adesso e nessuno, e io ne sto parlando a Radio Iride, mannaggia la miseria che uno avesse il coraggio di chiamare in radio, avesse il coraggio di chiamare, non voglio sapere neanche chi cazzo siete, chi chiama, ma che avesse il coraggio di prendere in mano il telefono e telefonare a Radio Iride per dire: sono indignato su questa cosa. Cioè, questo vuol dire tacitare coloro che la pensano in maniera diversa da te, anche se fanno parte della tua maggioranza, perché su una maggioranza ci può essere una persona che la possa pensare in maniera diversa e si crea il dialogo all'interno anche della maggioranza. Questo dialogo serve poi per migliorare le cose. Ciò che mi hanno insegnato a me nella scuola politica democristiana, ma anche in quella scuola politica comunista che io sapevo che c'era, che esisteva, certo, insegnavano che nel dialogo, nelle sezioni, serviva per migliorare la sezione, per migliorare il partito, per dare. Qui stanno facendo un editto bulgaro, come lo fece Berlusconi, attenzione, perché coloro che la pensano in maniera diversa vengono tutti tacciati. Allora, secondo te, non stiamo entrando in quel tunnel, cioè io posso anche sbagliarmi, prego Dio di sbagliarmi, prego Dio oggi di sbagliarmi, in quel tunnel che è una deriva assolutista, dove il pensiero unico la fa da padrone e poi alla fine la prendiamo per quel cetriolo di quel cazzo di Ortolano, gira sempre, si infila nel posto degli italiani. E io dico, Radio Iridal 338, 377-5193, e nessuno ha un cazzo di coraggio di chiamare, sapendo che la fatturazione elettronica, nessuno ne parla, ucciderà gran parte delle piccole e medie imprese. È passato un emendamento grillino che se, e poi io ti dico anche, ho parlato con dei direttori di banca, mi hanno confermato questa cosa, che se uno non paga per due volte l'F24 per mille motivi gli viene mandato un'ispezione e al terzo gli viene chiusa in maniera coatta l'impresa. Benissimo. Nessuno, né sindacato, né pensionati, né lavoratori, attenzione, c'è il rischio anche il posto dei lavoratori con queste manovre,
La fatturazione elettronica, tutta una catena. La fatturazione elettronica serve perché se tu hai 10 euro di debito nei confronti dell'agenzia delle entrate dello Stato, ti bloccano il pagamento della fattura e tu devi prima pagare, ma se i soldi non li hai, come cazzo fai a pagare? Porcaccia la miseria. Vai a provare. Perché magari allora, si incentiva il nero a questo punto, si incentiva il nero. Cioè la gente non riesce a capirlo. Non c'è nessuno che abbia il coraggio di dire basta. Io sono incazzato nero su queste cose qui, perché qui ci va di mezzo la vita dei pensionati, la vita degli disoccupati, la vita dei lavoratori, la vita delle piccole e medie imprese, che sono quelli che hanno fatto grande questo paese. E la gente sta ancora seduta sulle poltrone e non ha il coraggio di chiamare. Vedi, magari anche di dire, Mauro stai dicendo cazzate. Vedi Mauro, il problema non è Radio Iride, no? No, no, ma io non sto dicendo il problema di Radio Irido, Radio Irido denuncia, tu Giorgio, scusa se ti interrompo, tu Giorgio hai mandato un messaggio a due esponenti politici, uno è Matteo Salvini e l'altro è Massimo Bitonci, va bene? Sì. Hai mandato dicendo, guardate che noi è un anno che stiamo parlando del piano P per risollevare sto cazzo di paese, va bene? Certo. Tu l'hai mandato questo messaggio? Certo, ce l'ho qua. Benissimo, e tienilo lì per piacere. Nessuno dei due, io lo dirò anche martedì quando vado in televisione, lo dirò in televisione, nessuno dei due ha avuto il coraggio di risponderti, sai per quale motivo? Perché noi siamo entrati in una spirale dove andremo al totalitarismo in questo paese, dove ci sarà una spirale di grande crisi in questo paese, allora, dove la gente non avrà, scusa, non avrà i soldi per mangiare, dove la gente farà fatica a arrivare alla terza, non alla terza settimana, neanche alla seconda, ma fatta la prima settimana non c'è più i soldi in tasca. E allora, di fronte a queste cose qua, dove cazzo è il sindacato? Dove cazzo sono le associazioni di categoria? E quei parlamentari, che oggi dicono che questo governo è un governo di merda, che erano al governo loro, che cazzo hanno fatto in questi anni questa gente? Hanno distrutto un paese, non se ne rendono conto e hanno ancora la voglia di andare in televisione, ma che si vergognassero queste persone. Vai Giorgio. Si è scatenato. Sì, sì, ho bevuto il caffè ma sono scatenato. Perché di fronte... Ma tu che eri stanco? Di fronte, sì, ma di fronte a queste ingiustizie, e se vuoi prendere, ho il Vangelo in macchina, vuoi lo prendo, tiro fuori, ti leggo delle cose. No, e il Vangelo lo dice chiaro, che di fronte alle ingiustizie un cristiano cattolico deve sollevarsi. Su questo io non posso dirti che hai semplicemente ragione. Il punto è questo però, no? E tu hai detto, no, che nessuno, per esempio, dei nostri ascoltatori prende il telefono in mano o comunque un messaggio, quello che è, no? Sapendo benissimo che noi non abbiamo ascolti da 1000, 2000, 3000. Ma non importa, anche se ci sono 10 ascoltatori che avessero, perché stanno vivendo anche loro una situazione critica, che avessero il coraggio di chiamare. Ma sempre. No, voglio chiuderti. Perché non li voglio chiamare vigliacchi, ma me li freghisti sì però. Voglio chiudere un attimo il discorso. Questo, purtroppo, è un problema che nasce su tutte le cosiddette radio o comunque televisioni parlate. Tu hai l'esperienza, per dirti, di una televisione che vai spesso. No? Non solo quella, sono stato alla RAI, sono stato alla 7, sono stato alla Mediaset. Stiamo parlando attualmente adesso, no? Quindi rifiuto di andare in quelle televisioni lì, perché devo dire quello che vogliono loro, non ci vado. Certo. Anche se dove vai adesso sei ancora un po' controllato, dal mio punto di vista quasi che mi sbagli, per carità. E salutando anche il dottor Monaco Gianluca Versace. Che sta passando, Gianluca Versace sta passando un momento molto brutto della sua carriera, perché ha avuto, lui come giornalista, ha avuto il coraggio di lasciare libero il pensiero di coloro che arrivano in studio. Bene, non lo potrà più fare, ma non per colpa sua. Sì, ma infatti questo poi che alla fine, no, quello che voglio dirti, no? Cioè nessuna o pochissima gente che interviene parla di queste cose, questo è il problema. Parla di cose che ne so, Tony ha detto di questo, Tizio ha detto dell'altro, eccetera, senza parlare effettivamente di questi problemi. Perché? Perché la gente ha paura. Io non lo so, non mi immagino neanche
che tipo di paura che può essere passato in mezzo alla gente. Però, allora, io sono fuori dal mercato del lavoro perché sono in valido civile. No, attenzione, tu sei nel mercato del lavoro. Stai sbagliando, Giorgio. No, no, nel senso, soggettivo della paura. Desidero correggerti. Sì. Tu sei nel mercato del lavoro e ti spiego il perché sei nel mercato del lavoro come gli altri. Tu, insieme a noi, hai fondato Radio Iride. Sì. Questo è lavoro. Sì, sì, bene. Non è remunerato, perché è volontariato, certo. Il nostro, ma è lavoro. Fai parte di una cooperativa che si chiama Cooperativa San Martino, sì. Che sta facendo delle cose egregie con le erbe medicali, tutta una serie di cose, è vero? Sì. Quindi sei nel mercato del lavoro. Nonostante il tuo handicap, scusami di questo, nonostante il tuo handicap, ti chiedo perdono. Ma no, ma ti chiedo perdono di questo, perché bisogna essere sensibili nei confronti di altre persone. Nonostante questo, tu ti sei rimesso in gioco creando qualcosa che possa dare spazio agli altri, che possa dare futuro, che possa dare un qualcosa che manca. Visibilità, ma un qualcosa che manca. Questo è lavoro. E allora, sei più lavoratore tu che di questi signori che vogliono farsi chiamare ministri che non hanno lavorato un giorno in vita sua. No, no, ma lasciando stare i ministri, i sottosegretari, cioè tutta quella, chiamiamola razza, vabbè, tra di senza voi, disprezzo, senza disprezzo ovviamente, per attenzione, la razza, siamo qui, umana, siamo qui a parlare per questioni politiche, scelte politiche, economiche, certo. Noi nei confronti delle persone singole portiamo il rispetto, perché la persona va rispettata tutta, ok? Non per niente io chiamo signor Luigi Di Maio per rispetto, come chiamo signor Matteo Salvini per rispetto della persona, ma sotto l'aspetto politico istituzionale ho delle mie perplessità, quindi non me la sento di chiamare ministro un signore che non ha fatto nulla da ministro, oppure qualcun altro che fa il ministro facendo delle campagne di distrazione di massa, lasciando perdere poi i problemi reali, perché anche tu ne soffrirai di queste cose. Questa ovviamente è nella tua libertà, come che è nella mia libertà ovviamente di chiamarli solo Matteo o solo Luigi, non hai capito, in sto caso, ma comunque fa parte della libertà dell'uomo, del pensiero dell'uomo. Ma fra virgolette, ma molto fra virgolette, che mi terrorizza, anche se non è giusta la parola, è proprio questa paura della gente che ha. Te lo stavo dicendo, è la mia sensazione, ovviamente una sensazione da orbo, da non vedente, sai che i non vedenti hanno quel sesto senso che manca e comunque arriva dall'altra parte, no? Perché vedo che per le piccole, soprattutto per le piccole imprese, la paura di perdere qualche commessa. Dall'altra parte... Gliele faranno chiudere queste piccole imprese? Verranno chiuse? Ma allora che cazzo di paura devono avere se sono destinate a morire? Ma queste loro non lo sanno, o comunque fanno finta di non sapere. E quindi vanno avanti in quello che è la strada, appunto. Dopo, quando che il culo toccherà il fondo, come si dice, si cercherà di muoversi tutti quanti, ma forse sarà troppo tardi. Allora, no, c'è questa fase ormai che non è solo una fase di qualche mese, purtroppo, è una fase che dura da anni ormai, che c'è questa paura da parte, sia dalla parte, come ti ho detto, delle piccole imprese soprattutto, e sia anche del lavoratore che lavora sia all'interno delle piccole imprese o medie, e anche quelle grandi, soprattutto nelle multinazionali, no? E quindi c'è la paura di... Dove lavorano con paga da fame. Con paga da fame, come che i diritti dell'operaio si sono andati a farsi fottere, dove i doveri ci sono solo doveri senza diritti, ma che doveri? Doveri da schiavo, poi, eccetera. E accetti tutto quanto. E questa è una...
come si dice, una nebbia che attraversa appunto gli occhi purtroppo di queste persone che, ripeto, che sono nel pieno del mercato del lavoro, come intendo io, no? Non come hai detto te, insomma, e ti ringrazio veramente anch'io per i complimenti che mi hai fatto, eccetera, ma come il mercato del lavoro, perché tu sei, perché sei dipendente di un qualcosa, no? Perché ormai il lavoro, l'uomo non è diventato, non è merce, no, perché non è merce, ma oggi è intatta merce, quindi ti scambiano come numero di matricola, o comunque spostiamo il numero della matricola XY al reparto XY perché sai, ok? Quindi sei una merce, sei un qualcosa, non sei più una persona. No, non sei neanche una merce in questo momento. Sei peggio di una merce. Sì, sei una merda. Ecco, perfetto. No, allora c'è tutta questa... Perché ti trattano da merda. Esatto, ti trattano peggio da schiavo. Sì, peggio allora, ti do una notizia, okay. Così ti faccio incazzare ancora un po'. Scusa, allora dopo mi dai la notizia e chiudo il discorso, chiudo questo discorso, hai capito? E allora, hai capito, noi che ci lamentiamo... Non è che ci lamentiamo, cioè non facciamo solo lamentele. Noi facciamo, noi diciamo le cose che non vanno bene, e proponiamo anche delle soluzioni. No, forse non mi hai capito, non mi sono spiegato male, ma nel senso ci lamentiamo perché non arriva il messaggio, hai capito, eccetera. A me non me ne frega niente, sinceramente, guarda. Lo sai perché? Per una semplice cosa, perché io devo far passare un messaggio. E sì, chi che mi ascolta? Sì, ma ho capito quello che dici, Giorgio, ho capito, però vedi... Gaber, come l'ha detto il presidente Palasco ieri, sì, diceva una cosa: la democrazia è partecipazione. Certo. Allora, il messaggio, la telefonata, non deve darmi ragione, non deve anche contestarmi, perché nel momento in cui mi contesta pure, te lo spiego, Giorgio, è partecipazione. Su questo sono pienamente d'accordo. Ma se non manca questa, io e te, sai di sto cazzo di messaggio dove ce ne fidiamo? Io faccio quello che devo fare. Ho capito. Anch'io non desisto da questo. Guarda, ti dico un'altra cosa. Però, allora, un'altra cosa. Non se noi... Hai mai... penso di sì, che qualche volta l'ho partecipato, non sempre, non sono attivo del calato lì. E quindi mi faccio una mea culpa. Se tu vai a un consiglio comunale, c'è nessuno, lo so, quindi va bene che per carità il cittadino non può parlare, eccetera, però per lo minimo... Ma sai perché non c'è nessuno? Perché hanno cambiato le regole. Perché io ho un'esperienza diversa, sì. Quando nei consigli comunali, sì, non era come con questa legge, sai, dove si elegge il sindaco direttamente, sì, quella, si eleggevano i componenti dei partiti, poi i partiti eleggevano il sindaco, sì, e c'erano le famose commissioni comunali. Sì, sì. Le commissioni comunali potevano essere nominati anche per persone che non erano presenti nel consiglio comunale, certo, cittadini di questo, quello della società civile, della società civile, di questo, quello schieramento, venivano messi nelle commissioni. E a volte magari il presidente di commissione era anche uno che non era consigliere comunale. Certo, okay? Questo perché c'era? Perché, come Giorgio Vacco diceva, la democrazia è partecipazione. Certo. Questo invitava i cittadini a partecipare a queste commissioni che andavano ad analizzare, ti dico, io ho partecipato parecchie volte, c'erano delle commissioni dove c'era il presidente che non era neanche, mi ricordo Fermino, non era neanche a quell'epoca, non era neanche consigliere comunale, c'era l'assessore competente della materia che si discuteva, in quel caso era sociale, casa e lavoro, per questo che io sono molto attaccato al lavoro. Infatti ho scelto tutte, mi avevano messo in diverse commissioni, però quella che sceglievo nei vari comuni era sociale, casa e lavoro. E c'era l'assistente sociale, sì, dentro. C'erano i fascicoli, noi avevamo l'obbligo della riservatezza, non potevamo divulgare quello che veniva detto in commissione, e si prendevano delle decisioni.
le quali decisioni che si prendevano in commissione venivano poi portate in consiglio comunale. Certo. Quindi, quando c'era il consiglio comunale, venivano, cioè, la cittadinanza arrivava perché sapeva che comunque erano state discusse delle cose quella. Certo. Sai quanta gente mi fermava per strada e diceva, sai, l'esame è pratica, me sa. Cioè, e io gli rispondevo in maniera molto tranquilla, gli rispondevo, guarda, se ci sono i requisiti, vediamo cosa possiamo fare per darti una mano. Punto. Mi fermavo lì. Cioè, non è che gli dicevo sì sì, ti dai una mano. Sì, certo. Allora, quella andava a fare partecipazione nei consigli comunali. Oggi invece decide la giunta, porta in comunale, il consiglio comunale ratifica, le opposizioni dicono contrario, quindi la spiega. Allora i cittadini se ne sbattono i coglioni. Allora non è più partecipazione. No, non c'è più democrazia. Non c'è più democrazia. La democrazia vuol dire che tu come Stato devi fare delle leggi dove tu inviti i cittadini a partecipare, non che li escludi, come è successo con la falsa chiusura delle province. Quindi nello stesso tempo si sta chiudendo, e questo che poi vogliono, piano, è questo che vogliono, attenzione, che tutte quelle radio, stiamo parlando di FM adesso, no? Perché sono quelle che sono più partecipative in un certo senso, no? Che ci siano sempre meno partecipazione, che la partecipazione sia anziana, che i giovani o comunque relativamente giovani non partecipano. E la partecipazione non è sul web. La partecipazione non è web, la partecipazione vuol dire tu fisicamente parti da casa tua, ti alzi da quel cazzo di divano, vai al consiglio comunale, ma se nei comuni non ci sono più le commissioni, non ci sono più queste cose qui, quello sempre dice che cazzo c'è da fare il consiglio comunale. Sì, quello è allora, quella notizia che volevo darti, Giorgio, è questa. Ma che guarda, cioè abbiamo parlato del consiglio comunale, no? Ma questo vale per la regione, vale per tutti. Sì, sì, ma vale anche per qualsiasi tipo di conferenza, sì, sia. Da quella più subdola, più ebete, sì, a quella più seria, diciamo, no? Cioè andiamo da un'estremità all'altra, non c'è partecipazione, cioè, se ne stanno, io l'ho sempre detto questa cosa, lo denuncerò sempre questa cosa, oggi se va via la mattina, per carità, si arriva a casa, sto parlando delle persone che lavorano ovviamente, si arriva a casa, Si spera che non succeda niente. Si spera che tutto sia ok. Si è stanchi. Si spera che a casa non arriva qualche cartolina verde. Lasciamo stare. A me, a prescindere che sia tutto ok. Quindi si arriva a casa. Basta, tu chiudi, fine. Si è stanchi. Giustamente, non sto dicendo. Si leva le scarpe, si fa la doccia, o si mangia, o dopo si fa la doccia, e si va a nonna. Perché anche stando davanti alla televisione, prendi sonno. Io prendo sonno. E tu? E io no? Per me è la migliore anestesia. Quindi vabbè. Te la voglio darti una notizia, Giorgio. Quindi è finita. Abbiamo finito, ragazzi. Allora, quello che io voglio che sia oggi, scusami, ma credo che bisogna accentuare questa cosa qua, perché ci credo molto a questa cosa qua. Quello che noi dobbiamo fare è che le persone partecipano. Andate anche al bar, parlate sì, anche al bar, sì, non me ne frega niente. Questa cosa che ha fatto Rocco Casilino, non ti sembra che stiamo andando verso la dittatura? Certo che sì. Allora ti do una notizia. Spacciava cocaina a 70 anni. Sì. Quando i carabinieri l'hanno arrestato, sai cosa gli ha detto? Erano sempre soldi. No, gli ha detto, ma con quella pensione da 400, da 480 euro che io prendo, come cazzo faccio a vivere? Ecco, questo spacciava per vivere a 70 anni. Cioè, e quando arriviamo a non è che a 70 anni andava in giro in Bentley, mi vedo, spacciava per sopravvivere. Cioè, per raggiungere i 480 euro della pensione, qualche soldo. Bene, uno dirà, ma perché c'è solo 480 euro? Allora, io non critico perché è solo 480 euro. Ma ci sono stati periodi in quest'Italia dove la gente lavorava e dopo qualcuno non pagava i contributi, ma non perché loro volevano lavorare in nero, perché era così, era. Ci sono anche grandi personaggi che hanno lavorato e che si sono trovati con pensioni del cazzo, perché poi gli editori, questo o quell'altro, non hanno pagato i contributi. Poi c'è da dire questo,
lo Stato ha pagato non contributi, ha fatto contributi figurativi, poi l'INPS l'ha preso in culo quando si sono ecco. Cioè voglio dirti, è stato, è il sistema che non va. Allora, noi dire, allora, noi di fronte a queste notizie, uno di 70 anni va a spacciare perché è gara vivere, cioè capisci che siamo arrivati alla follia. Certo. Allora, di fronte a queste cose, Rocco Casilino dice no, da oggi in poi non parlate più voi, parlo solo io. Hai capito che dittatura questa? Certo. È il Movimento 5 Stelle mi viene a dire su, abbiamo la libertà di espressione, ma che cazzo di libertà è di espressione se questo signore qui che non ha né arte né parte gli blocca tutti nel pensiero, cioè, allora c'è il famoso mandato di vincolo che non esiste perché la Costituzione per salvaguardare l'integrità personale non ha fatto il mandato di vincolo sulla Costituzione, il parlamentare doveva essere libero nelle sue decisioni. Libero, la libertà, mannaggia, perché questa è una parola che leveranno dal vocabolario, tra un po' Casilino farà levare da tutti i vocabolari, sì, è come quella storia, adesso vi faccio ridere, è come quella storia quando Dio scende giù e va da Pietro, sai, Dio scende giù, va da Pietro e dice, quella miseria, mamma mia, che disastro su questo paese, eppure io avevo dato delle cose, delle cose da fare molto semplici, dove tutti potevano stare bene. E allora Pietro lo guarda e gli dice, e Dio, questo è quello che abbiamo che c'è scritto. Sì, guarda qua, sì. Insomma, alla fin fine, poi Dio voleva guardare bene e vede Giuliano Ferrara. Oh, io non so niente contro Giuliano Ferrara, per amor del cielo. Vede Giuliano Ferrara e dice, ma che animale è quello? No, non è un animale, è un uomo. Come si chiama Giuliano Ferrara? Giuliano Ferrara? Ascolta Pietro, quella frase che io ho fatto scrivere, Dio fece l'uomo a sua immagine, la possiamo cancellare? Sì. E mandi fax dappertutto con il fatto, cioè, perché non è proprio il massimo della situazione. Noi stiamo arrivando a questo. Stiamo arrivando a questo. Dove verrà negata la bellezza individuale della persona, che io ho detto Giuliano Ferrara per dire una persona qualsiasi, certo. Ma voglio dirti, viene negata questa cosa, e questa cosa qua noi non ce ne stiamo rendendo conto, che questi, nascondendosi dietro alla tastiera del web, non stanno creando democrazia, stanno creando dittatura. Certo. Sono d'accordissimo. Non so se tu sei d'accordo. No, ma sono d'accordissimo. In effetti, quando che andiamo a analizzare la libertà come parola, no? Nel vocabolario, sto parlando del vocabolario della lingua italiana, e questo credo che sia nella Treccani, quindi uno dei migliori. Treccani e Tregatti, non sì, insomma, uno dei migliori, se non il migliore, c'è scritto, no? Ma anche anche in quella nell'associazione della Crusca, sai? Comunque, libertà, cosa significa? Aspetta, assenza di qualsiasi tipo di condizionamento. Aspetta, allora, io c'ho uso il web, il significato, mettiamo, il significato, 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 vediamo un po', di libertà. Di libertà. Libertà. Di libertà. Vediamo un po' cosa mi dice. Andiamo a vedere. Così, mi ha detto. Sostantivo femminile, stato di autonomia essenziale, sentito come diritto e come tale garantito da una precisa volontà e coscienza di ordine morale, sociale e politico, conquistare, mantenere e rivendicare. La libertà provvisoria concessa all'imputato, vabbè, lasciamo stare. Allora, vediamo cosa dice Wikipedia. Vediamo un po'. Allora, disambigua. Stai cercando altri significati di libertà, vedi libertà, vediamo un po' cosa dice. Libertas. Non in eo est ost, no, allora, non in eo est ost justo. O matur domino set en nullo. Sì. La libertà non consiste nell'avere un buon padrone, ma nel non averne affatto. Hai capito? Per libertà
Questo era Marco Tullio Cicerone che diceva in latino. Sì, infatti te l'ho letto in latino. Certo. Libertas non in eo est, ut iustus. Umatur dominum sed et nullo. La libertà non consiste nell'avere un buon padrone, ma nel non averne affatto. Perfetto. Ecco. Per libertà si intende la condizione per cui un individuo può decidere di pensare, esprimersi e agire senza costrizioni, ricorrendo alla volontà di ideare e mettere in atto un'azione mediante una libera scelta nei fini e degli strumenti che ritiene utili a realizzarla. Secondo la concezione non solo kantiana, la libertà è una condizione formale della scelta che, quando si tramuterà in atto, in azione concreta, risentirà necessariamente dei condizionamenti che le vengono dal mondo reale, sottoposto alle leggi fisiche necessitanti o da situazioni determinate da altra natura. Riguardo all'ambito in cui si opera la libera scelta, si parla di libertà morale, giuridica, economica, politica, di pensiero, libertà nefastica e religiosa, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, allora, quando un signor Rocco Casalino... Allora, aspetta, ritornando che chiudiamo il discorso di libertà, no? Libertà, da queste parole che tu hai detto... Cioè, ho citato anche Cicerone, l'ho detto in latino... Assenza di qualsiasi tipo di condizionamento. Oggi non lo possiamo fare, perché bene o male siamo condizionati tutti da mangiare, da bere, da soppare, da questo, sì, perché ti dicono anche quante volte devi trombare. Esatto, no, no, ma è una cosa che fa parte ovviamente. Sì, perché se trombi un po' di più, dei bisogni. Allora, se trombi un po' di più, prendi preservativi. No, fa parte comunque se di... è lattice, lattice, gomma inquina, quindi se trombi meno, inquini meno. Comunque fa parte di bisogni primari dell'uomo, no? Quindi ci siamo perché sei condizionato da questi bisogni primari. Se però mettiamo la nostra libertà come scelta, e allora mettendo questi condizionamenti primari, che vabbè, ok, ci stanno, però noi dobbiamo usare la parola libertà come scelta. Allora usiamo la nostra libertà come scelta di pensiero. Quello che sta portando avanti adesso il tuo amico Casalino, qual è? Quella una restrizione di libertà. Una restrizione di libertà, perché tu non sei più libero di dire quello che pensi. Allora, quando che io ero... È vero che Toninelli, invece di dire quello che pensa, dice cazzata. Comunque fa parte della libertà anche quella. Esatto. Allora, quando la libertà di dire cazzate, uno la potrà avere, assolutamente. Allora, lascio dire cazzate e dopo tu smentisci le cazzate che dice questo. Allora, quando che io militavo nel Partito Comunista, no? Eri libero? Allora, nel Partito Comunista... Eri libero di parlare? Aspetta. Nel Partito Comunista c'era... Da noi sì. Anche da noi, state preoccupati. Oh, se lo dici... Sì, sì, adesso ti spiego anche perché. Ti spiego anche perché. Allora, nel Partito Comunista c'erano delle strutture che... C'era il cosiddetto centralismo democratico. Cosa vuol dire centralismo democratico? Che comunque c'erano dei dibattiti, il comitato federale e questo che era il comitato di sezione, dove che parlavi, discutevi, eccetera. Quindi veniva fuori una maggioranza, no? Di quell'idea da portare nel territorio o dove era, ok? Quell'idea dovevi portarla fuori. Non potevi portare fuori altre idee, ma solo quell'idea, quella è il centralismo democratico, sbagliata o giusta che era, quella era il sistema. Io dico adesso siamo un po' più evoluti da questo lato, eruditi. O eruditi, no? Nel senso in cui io cittadino, io persona, io che comunque milito anche se un'associazione cooperativa o comunque un partito, quello che è, sindacato, eccetera, però come persona, eccetera, devo avere la mia libertà di fare le mie scelte e di dire quello che io penso. Allora ti lancio un'idea. Perché sennò ci evolviamo più. Ecco, siccome voi siete bravi con il computer, con tutte queste robe. Io no. No, io dico voi, inteso come... Plurale magistratis.
maestatis. Allora, ascoltami, sì. Voi che siete bravi, facciamo così, in settimana, questo te lo dico, te lo chiedo magari sì. La Gigliola, tua figlia, che sono più sì. bravi di noi, mandano delle mail ai giornali, non so, alla Verità, sì. al giornale, mm. alla stampa, Corriere della Sera, Fatto Quotidiano, dove si dice, guardate che esiste questa web radio che si chiama Radio Irride, mm. nella quale, cioè, la quale ha nel suo palinsesto anche queste trasmissioni, il venerdì, il sabato, perché durante la settimana se si parla di altro, io non vado a sminuire il lavoro degli altri, perché il lavoro di tutti è utile e utile. Si parla del benessere del mondo. Si parla di tutte cose. E lì si dice, guardate che noi abbiamo questa radio e in determinati giorni parliamo di politica, di questioni fiscali, di sociale, di quant'altro. Se vi interessa, mettetevi in ascolto sulla web radio. Avete anche la possibilità di intervenire, anche la possibilità di dire la vostra. È la web radio che sta prendendo anche piede. Pronto. Proviamo a fare questa operazione qui, sai perché ti dico, Giorgio? E vediamo un attimino le risposte che daranno questi. Sai perché ti dico questo? Perché noi, essendo una radio libera, nel vero senso della parola, sì. e rispettiamo la libertà come l'abbiamo letta, sì. okay? Perché nessun cronista che viene qui, nessun cronista è condizionato dal CDR, no. Nessun cronista è stato sanzionato dal CDR, no. Nessun cronista è stato limitato nelle proprie libertà di scelta nell'esprimere il proprio pensiero, no. Bene, quindi tu mi confermi che sei presidente del CDR, mi confermi che c'è libertà assoluta, purché si rispettino, che non ci siano volgarità, offese, certo. che non ci siano offese nei confronti dei terzi, ma questo è un vivere civile, certo. insomma, avete posto dei limiti civili nel rispetto della persona, nel rispetto altrui e tutto il resto. Facciamo questa operazione. Ti impegni magari a dire la Gigliola? Proviamo. E la mandi via come Radio Irride, la mandi via? Proviamo a fare due righe. E le mandiamo a tutte le testate giornalistiche. Perché ti dico questo? Che io, sai che tu sei... Tanto nei siti dovrebbe esserci tutte le email. Quindi... Sì, mandate le email. Ma se riuscite a trovare la mail, cioè l'indirizzo, chiamiamolo in italiano, l'indirizzo elettronico del direttore del giornale, meglio ancora, è una ricerca che potete fare, gliela mandate al direttore del quotidiano. È una buona idea, si può fare. E ti spiego perché. Sì. Poi vediamo le risposte, vediamo se questi magari ci sentono, così, per curiosità, sai, una curiosità strana. E mettete anche questo fatto, cioè la condizione della radio, che è libera, che non c'è, cioè, libero pensiero, tutto quello che è. Dove all'interno di questa radio, cioè, al limite, prima di mandarla magari mi chiami, mi telefono. Ma possiamo anche fare due righe assieme. Sì, no. E su questo, dove si dice che noi come Radio Irride, oltre che a mitigare il lavoro di questo governo, diciamo, siamo più, sai, buonisti, nel mitigare il lavoro di questo governo, noi portiamo delle proposte di soluzioni che possono essere discusse in qualsiasi momento, e addirittura delle proposte di legge che alcune associazioni di categoria hanno portato al Senato della Repubblica e alla Camera. Vediamo chi risponde. Sai perché ti dico questo? Sì. In base alle risposte che noi avremo come radio, vedremo se c'è la vera libertà. Allora, sai, mi viene sempre la voglia... Certo, non so se mi spiego. Sì. No, l'idea, guarda... Guarda, il termometro è questo. Ci sentiamo, sentiamo per via telefono la prossima settimana. Facciamo due righe insieme. Se loro rispondono, o se non rispondono, noi possiamo poi, venerdì o sabato, dire, stilare dove noi siamo, come Paese Italia, carenti. Certo. E questo è uno strumento, senza far tanti sondaggi, questo è uno strumento che comunque arriverà a dare un risultato. Assolutamente. E allora lì sapremo se siamo liberi.
Certo, no, no, l'idea, non, anzi, la provo e ti dirò di più, in settimana ci sentiamo, magari mi dirai tu qual è l'ora che preferisci, no? Facciamo due righe, e perché lo facciamo come speaker all'interno di Radio Iride, che ovviamente... Non perché voglio notorietà, non ne voglio. No, no, si interessano, hanno. Non ne voglio, no, no, hanno preso lo spazio politico. No, no, io che vogliono parlare di. Io personalmente non voglio notorietà, non me ne può fregare di meno. Non me ne può. Cioè, no, no, questo è un modo anche per pubblicizzare la radio. Ma anche. Perché ti dico questo? Per fargli venire fuori. Perché ti dico questo? A me non me ne frega niente. Se poi questa proposta che noi abbiamo fatto come Radio Iride, cioè prima come Confapi, poi sposata da Radio Iride, la stiamo divulgando, questa proposta di riforma fiscale del paese Italia, poi sei soldi che verrebbero fuori per i redditi di cittadinanza, verrebbero fuori un sacco di robe. Comunque ti sto dicendo, questa cosa non mi interessa. Se domani mattina quella cosa che io ho studiato e che ci ho messo sotto la firma, perché, attenzione, la Confapi è garante che quella l'ho studiata io, l'ho scritta io insieme ad altre persone che mi hanno aiutato, va bene, ma la firma l'ho messa io, non è che io voglio il copyright su questo, cioè i diritti d'autore su questa cosa qua. Se domani mattina arriva Pinco Palla e mi dice Mauro, io la porto avanti e me la faccio mia, ben venga, ti do una mano dalla battaglia, ma a me non interessa che sia Pinco Palla o Ernesto la Tela Pesca, hai capito cosa voglio dirti? Certo. Perché ci sia fatta una cosa per il bene del paese, per il bene dei cittadini, che per poi l'interesse di popolo, bravissimo, come il libro che ho scritto, interesse del popolo, che sia fatto realmente l'interesse del popolo, allora sì, vedremo, noi vedremo se effettivamente c'è libertà di stampa, e allora a quel punto noi capiremo quanta libertà c'è in questo paese. Allora sai, mi viene sempre in mente sempre un personaggio degli anni che fu, che ha fatto, che a me mi ha fatto, come dire, sempre riflettere quando l'ho conosciuto, no? L'ho conosciuto ovviamente attraverso il libro, attraverso l'immagine, attraverso quello che lui ha portato avanti. Cioè si parla di Giordano Bruno. Giordano Bruno, Giordano Bruno portava avanti tutta una serie di cose, no? Giusto o sbagliato, non sto qua mettendomi per attraverso. E lui li andava a portare al potere, no? E diceva, per cambiare la Chiesa... Ah, tu parli di Giordano Bruno, quello che è stato messo sul rogo? Sì, sì, sì. Perché c'è anche un Giordano... Non giornalista, eh? No, no, no. E Giordano Bruno, quello messo al rogo nel 1600, eh? Buon, perfetto. Che lui andava... è andato dalla Chiesa, dai potenti della Chiesa di allora, a dire che per cambiare il potere, cioè per cambiare la Chiesa, bisogna fare questo, questo, questo. Cioè io contesto quel periodo lì della Chiesa, Sì, 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 ma lui lo ha contestato. Ma no, ma io lo contesto. E chi che lo contesta? E dopo ti dico perché lo contesto, certo. Perché c'è anche una motivazione. Ma no, era proprio per arrivare alla cosa attuale, no? E lui andava attraverso il potere, no? A portare questa cosa. Il potere non me ne frega niente, nel senso, attenzione, bisogna che sia la base dell'uomo. Beh, certo, certo, assolutamente. Precisiamo, Giorgio. Il potere, parlo sempre dell'uomo io, parlo sempre del potere temporale. Temporale. Non mi metto col divino, non divino, eccetera. Sto parlando del potere temporale. Benissimo. Allora, il potere temporale non me ne frega niente dei cambiamenti. Mi interessa solo i cambiamenti quando che la base cambia. Quando che poi Giordano Bruno andò fu al suo vivo, disse le ultime sue due parole. E fa, io ho fatto un errore nella mia vita. Ha detto, sono andato dal potere per far cambiare il potere, ma dovevo andare alla base per far cambiare il potere. Sì, allora io contesto la Chiesa di quel periodo. Hai capito il discorso? Sì, sì, sì. Qualcuno può essere d'accordo oppure no. No, no, ma io contesto il periodo di quella Chiesa
e inizia a contestare il periodo di quella chiesa iniziando da Ipazia. Non tutti sanno chi era Ipazia. Ipazia è stata una delle, anzi la prima donna agnostica a insegnare all'Università di Alessandria d'Egitto. Lei insegnava determinate, attenzione, e ti parla un cristiano cattolico, attenzione, tu dirai cazzo che strano che parla. Che vuol dire? Che strano è però questo. Che vuol dire? Ignazio, Ipazia diceva una cosa molto importante. Come puoi sostenere un Dio dell'amore che nello stesso tempo è carnefice perché è salvifico? Cosa vuol dire? Vuol dire, come fai a dire che Dio professa l'amore e tu per salvare l'anima di una persona la uccidi? Nel peggiore dei modi. Sì. Allora, è Dio della morte o Dio della vita e dell'amore? Cioè, c'è questo il dilemma che succedeva. E parliamo del 435 d.C. Cosa succede? Succede che Ipazia, con questa sua mentalità che insegnava all'Università di Alessandria, dava fastidio al vescovo di Alessandria che si chiamava Cirillo. Vescovo Cirillo. Perché questa Ipazia aveva seguito, cioè cominciava ad avere un seguito molto importante su queste cose. Quindi ordina a Pietro il predicatore di Alessandria di fare una campagna contro Ipazia. Addirittura si arriva a far sì che Pietro il predicatore vada a aizzare la folla nei confronti di Ipazia, la quale, bellissima donna, una bellissima donna, intelligentissima, ti dico, la prima donna a insegnare all'Università di Alessandria al tempo, sai, allora insomma, era tutto maschile, era tutto un dire, certo. E viene linciata e smembrata in piazza ad Alessandria d'Egitto, proprio dalla folla izzata da Pietro il predicatore, che a sua volta ha avuto il mandato da Cirillo il vescovo. Allora, studiando questa storia, io poi ho seguito tutta una serie di questioni, arrivo al punto di dire, come Giordano Bruno, come Galileo Galilei, come tanti altri, certo. Cioè, nominiamo i più, stiamo nominando questi senza dimenticare gli altri, senza nulla togliere degli altri, che hanno subito la stessa sorte. Noi abbiamo assistito, attenzione, e noi stiamo andando indietro, con questo governo stiamo andando indietro, ragazzi, attenzione, noi abbiamo assistito a una persecuzione fatta ai cristiani da coloro che si definivano cattolici cristiani. Cioè, una persecuzione fatta nei confronti dei cristiani basata solo e esclusivamente sul potere del denaro. Allora, Cristo girava scalzo, Cristo girava con una tunica, lui non ha predicato ricchezza. Lui, infatti, una delle sue memorie che noi diciamo sempre, un ricco entrerà in paradiso quando un cammello passerà per la cuna di un ago. Sì. Ok? Questo è. E dice di più, dice aiuta colui che ha bisogno, perché tu mi hai dato da bere quando avevo sete, tu mi hai dato da mangiare quando avevo fame, tu mi hai fatto dormire quando ero senza casa, ok? Sì. Lui dice, quindi, cioè, in queste parabole, lui ti dice, guarda che il tuo denaro deve essere uno strumento per favorire anche la vita degli altri, questo è il concetto di Cristo. Certo. Invece noi, prendo esempio dai pazzi per arrivare poi, invece noi abbiamo assistito nella storia, se uno studia bene la storia, dove la Chiesa ha soffocato quelle voci dissidenti, diciamo così, per accrescere di sempre di più il loro potere. Non vede la Santa Inquisizione, con i Domenicani, con questo, con quello, con quell'altro. Allora, io dico, nonostante questo io rimango di una fede cristiana. Perché quando il prete dice messa, dice mistero della fede, non c'è la tua morte, Signore, proclama la tua risurrezione. Non dire messa la tua. No, cioè ti dico quello che dice il prete, dice la messa, cioè il mistero di questa fede. E questo cosa sta perché ti dico questo? Perché nelle parole di Cristo, dice
chiaramente quando c'è un tuo fratello che subisce un'ingiustizia, tu devi far sì che questa ingiustizia cessi. Lo dice lui, cioè non lo dice Mauro o Giorgio, cioè lo dice una persona che Giorgio dice per me era un uomo, io dico sì, nel suo essere è anche divino, sì. Io dico questo. Di fronte a questo, di fronte a un popolo, attenzione quello che ti sto dicendo, attenzione, perché tu lo sai che i miei ragionamenti sono anche sottili. Quando un ministro dice rimettiamo il crocifisso nelle aule e poi non va in piazza, attenzione, quel ministro che dice rimettiamo il crocifisso nelle aule, poi cosa succede? Non va in piazza a gridare contro le ingiustizie che questo popolo italiano sta subendo da questa classe politica governante, incapace, ma anche quelli che stanno all'opposizione non è che siano, sì, che sarà, sì, sarà, però sto parlando di tutti, anche quelli che stanno all'opposizione sarebbero. Il ministro che dice mettiamo il crocifisso nelle aule e si limita a dire quello, rimettiamo, e non scende in piazza per difendere la parola di Cristo contro le ingiustizie che la gente subisce, ma tu in cuor tuo, perché dentro di me, come posso chiamare un ministro che si limita solo nell'apparire e non nell'essere? Eh? Come posso chiamare un ministro questo signore? Allora, sai benissimo. Come posso chiamare? Ma rispondimi, come cazzo posso chiamarlo ministro? Se questo fa una ti tiro fuori l'articolo sul giornale, perché c'è sul giornale, sì, qua, sì, certo. E fa una sparata del genere e poi lascia gli anziani che hanno più di 75 anni morire negli ospedali perché le cure sono quelle che sono, le pensioni sono quelle che sono, i disabili sono quelle che sono, tanto a Rocco Casalino gli fa schifo gli anziani, i disabili, tutti coloro che hanno problemi, i down, e noi così. Però lui dice, mettiamo il crocifisso nelle aule. E questi poveri cristi chi cazzo li difende? Allora, sai che ci sono le emozioni, no? Quando che uno ti fa una cosa del genere, in televisione soprattutto, ti colpisce le emozioni, eccetera. E come hai detto te, l'apparire, no? L'avere. Non l'essere. Che siamo due cose diverse? Assolutamente sì. Solo che oggi sta andando, non solo oggi, è un bel pezzo ormai, che sta andando avanti il discorso dell'apparire. Io più ho, più sono forte. Io più appaio, io sono più forte, io ho più potere. Perché vado a colpire intanto le emozioni, la pancia, si dice adesso la pancia, no? Sì, sì. Io ce l'ho la pancia, anche tu ce l'hai. Sì, sì, ma io e te facciamo gara, che è più pancia. Ma abbiamo capito, hanno capito tutti, no, cos'è la pancia, e che la pancia è la pancia, è il secondo cervello, o se non è il primo, ma delle emozioni. Andiamo a colpire le emozioni, la nostra irrazionalità. Perché il cervello è razionale, la pancia è irrazionale. Quindi loro, come Salvini, del resto, o come Di Maio con il reddito di cittadinanza, e Salvini con le migrazioni, o con il decreto sicurezza, eccetera, bla 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 bla, vanno a colpire la pancia. Sì, no, ma io forse... Le emozioni. No, quindi c'è un problema, sai Giorgio, c'è un problema. Noi abbiamo avuto il problema della mucca pazza, sì. Però ascoltami, siccome la gente non può più, cioè non ha più soldi per comprarsi la carne di vitello, la carne di manzo, il maiale, compra il maiale. E allora cosa costa hanno meno, fatto? È il maiale, eh? Costa meno, sì, maiale. Esatto. Allora cosa hanno fatto? Hanno fatto il virus del maiale rincoglionito. E questo maiale rincoglionito ha rincoglionito il popolo italiano. Certo. Tutto. Certo. Allora, capisci che non è solo questione di pancia. Ma anche una questione di cervello. Certo, è tanto dire, rientra tutto, no? Rientra tutto perché abbiamo, cioè, detto... Non è che io ho verità in tasca, io non ho nessuna verità. No, stiamo facendo delle constatazioni, hai capito? Le stiamo mettendo lì, le stiamo
discutendo, appunto, non stiamo dicendo che abbiamo la verità, stiamo solo guardando i fatti. I fatti ti portano a questo, i fatti ti portano a dire che io ho seguito, guarda, in sti giorni, no, che ero a casa, sì, che ovviamente stavo poco bene, eccetera, ho seguito, non è che adesso stai meglio, no, ho seguito, diciamo che ho una voce più, vabbè, tra virgolette un po' più chiara, sempre nasale, ma comunque più riesco più a respirare un pochino meglio. Ma comunque ho seguito in questi giorni Rai Storie, no? A me piace un casino questi programmi qua. E c'era un documentario in cui dicevano la svolta del 43. Sto riportando un po'. 8 settembre 1943. C'è stata tutta una svolta del fascismo, quando il Nanerottolo, sai, certo. Nanerottolo, il re nostro, certo. Tu potevi fare il militare se superavi il 1,59. Certo. Sai, il Nanerottolo, sì, ma è scappato in maniera indecorosa da Roma, certo. E se, è andato di là, andato a pescare, è salito sul Baioletta. È andato a Tirana, il governo. No, è andato a Brindisi. Vabbè, quello che è, non mi interessa. Ma è stata la svolta famosa 43. Cioè, questo vuol dire che in quel periodo le fabbriche, soprattutto quelle del nord, lavoravano gli operai senza stipendi, no? Eh sì. Senza stipendi. E a un certo punto, un certo Leo Lanfranchi, che non so se era comunista, cioè non so niente, era una persona di Torino, eccetera, cominciò a lanciare il primo sciopero. Il coraggio di avere, ma avevano il coraggio della paura, forse il coraggio della paura, perché in quel periodo è venuto fuori il slogan: il sacco vuoto non può stare in piedi. Ma era il coraggio della paura, esatto. Il coraggio della paura ha iniziato i grandi scioperi del nord, le fabbriche, la Fiat, la Falk, la Pirelli, e le piccole, ha cominciato anche le piccole imprese, eccetera. Ha cominciato i grandi scioperi e da lì c'è stata la svolta. Oggi ci troviamo, molto probabilmente, non dico nella forma, ma nella sostanza, ancora in quel periodo là, in cui c'è la paura oggi di perdere il posto di lavoro, eccetera, eccetera, ma arriverà la paura, o meglio il coraggio della paura, come hai detto te, hai capito? Che ci sarà fra poco, lo vedremo, no? Abbiamo il tempo di vederlo, se abbiamo anche la grazia di avere qualche anno di salute, di vedere cosa verrà fuori in piazza. O ci sarà una grande reazione, è quella che ho paura, o ci sarà una grande azione, quella di una folla pensante che va in piazza a dire adesso basta. Guarda il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano dice: sondaggi, la Lega perde voti e li guadagna la Lega perde voti e il 5 Stelle li guadagna. Sì. Cresce il consenso di Conte, ma prima resta Salvini. Cioè, se tu vai a vedere Libero, sì. Libero dice la Lega cresce e i 5 Stelle calano. Di chi è la verità? Cioè, è sempre il solito discorso dei sondaggi. Sì, ma di chi è? Vabbè. Non lo so, sinceramente Mauro, mi fai una domanda. Cosa cavolo che ti rispondo? No, ma ti rispondo, cioè ti domando, Libero dice la Lega cresce e i 5 Stelle calano. Il Fatto Quotidiano dice la Lega cala e crescono. Allora, se devo guardarla a mo' di come si dice, politicamente schierato, ti dico, vabbè, il fatto Quotidiano è schierato, ovviamente si sa, con le 5 Stelle, o col Movimento 5 Stelle, e Feltri, quindi il Libero, è schierato con la Lega. Punto. Ognuno porta l'acqua al suo mulino, cosa vuoi che ti rimane? Allora, secondo te c'è una libertà di stampa? No, è tutto. Quando che noi diciamo no, poi è venuto fuori il discorso, sai, che è venuto fuori anche il dibattito con lo stesso Marcello Fora, anche sì. Prima di entrare Presidente della RAI,
no? Sulle pelle. Adesso vedrai che anche Marcello Foa. Eh sì, perché o sta alle direttive oppure vai fuori. Non puoi stare là all'interno di una struttura che è ben. Ok, mi hai già capito, è ben precisa. Delineata. È lineata anche. Delineata. Quindi, Marcello Foa, insieme a altri giornalisti, anche la Perocchietti, per non parlare di Giulietto Chiesa, per non parlare di altri giornalisti, signori giornalisti. Bim bum bam, tra gli eufoiani. Eccetera, eccetera. Hanno fatto le grandi battaglie sulla fake news, e praticamente sulla globalizzazione. Sulla globalizzazione, sulla libertà di stampa, su questo, sul web, eccetera, eccetera. In Europa, molto ovviamente, è già passata, ma molto ovviamente a marzo, aprile, adesso non so bene quale che sarà il mese, era proprio fuori dalla legge che ovviamente ti chiuderanno il copyright e quelle cose lì. Ma chiuderanno anche la nostra radio. Sulle questioni ovviamente del web, capito? Chiuderanno anche la nostra radio. Non lo so. Sai perché? Perché noi... Se gli rompiamo le palle, sì. Infatti chiuderanno la nostra radio, sai perché ti dico questo? Quindi noi diventeremo come nel 1943, Radio Iride Clandestino. Wow. Noi siamo quelli della voce che non ha. Radio Londra? Eh sì, faremo qui Radio Iride. Il fringuello ha cinguettato. Mi riporta alla guerriglia del Che Guevara quando c'era la radio volante. La radio libera, ce lo sai. Noi siamo Radio Iride, Radio Libera, clandestina. Cioè, questi arriveremo a questo punto. Poi bisogna anche ricordare che noi siamo, adesso non so proprio il numero esatto, credo che siamo intorno ai 70-75esimi in classifica per la... Addirittura dai paesi africani. Per la libertà di stampa. Sì, 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 sì. Cioè, non lo diciamo noi. Cioè, dicono che c'è Ruanda che è più avanti di noi. Cioè, sì, addirittura. Cioè, ma dove vuoi che andiamo in un paese così? Allora, quell'idea che ti dico di mandare queste mail, queste mail, queste... Sì. Allora, di mandare dei messaggi tramite la posta elettronica, così parlo in italiano, ai direttori di testata di questi giornali. Lì andremo poi a toccare con mano se c'è effettivamente... Ah no, faremo proprio... Un comunicato, è per quello che già che lo facciamo io e te. Sì, sì, ma voglio dirti, grazie perché sei d'accordo, no, ma perché lo bella così, idea invece. Così facciamo sì che ci sia... Noi abbiamo la cartina di tornasole, sai, perché diremo poi ai nostri ascoltatori quanta libertà c'è. Certo, lo diciamo anche, lo mandiamo anche al mattino, anche al grattino. A tutti. Cioè, tutte quelle testate che diciamo che... Magari usufruisco tua figlia, usiamo tua figlia che è più brava di noi. Sì, queste cose. Magari adesso lo vediamo quando che tu ti rendi un po' libero, sì, perché sì, sei te ovviamente a rendere un po' libero, e facciamo sì, questo. Sì, facciamo, sì, questo sì, facciamo. Già lunedì o martedì ti chiamo. Facciamo questo comunicato. Cioè, lunedì non ce la faccio, no, ma martedì sì, perché lunedì è... Io aspetto la tua telefonata. No, perché ti spiego, Giorgio, siccome sto lavorando parecchio, e mi hanno incaricato di fare un lavoro molto importante, lunedì è una giornata piena, ma martedì ti chiamo. Ma tu, io aspetto la tua telefonata perché... Martedì mattina sono... È inutile che ti chiami io. No, dopo la televisione, dopo la diretta che farò in televisione, martedì ti chiamerò, insomma. Certo. Ok? Ok, allora, siccome sono le 11:06, vuoi fare una pausa? Però prima della pausa, lasciami ricordare due cose. Sì, ma anche tre. Due cose. Allora, oggi a Castelfranco, Veneto, ci sono le ragazze della cooperativa San Martino, sì, che hanno la casetta, sì, con la vendita delle creme, tisane, sì, cose di questo genere, che oggi viene inaugurato il mercatino di Natale. Ah sì, bene. E ogni fine settimana, praticamente fino al 6, credo, di gennaio, quindi è un bel impegno che si sono prese, c'è tutto questo fine settimana, che abbiamo la casetta, abbiamo queste cosine, eccetera, eccetera. Non era,
c'era una casetta piccolina in Canada, più o meno, con tanti pesciolini, tutti rossi di lilla. Andate oltre a vedere altre cosine del mercatino, ovviamente, ci sono anche queste creme, cremine, bene, quindi c'è la nostra cooperativa, eccetera. Questo è il primo. Il secondo comunicato, allora, oggi è il 24, il 25, credo che sia la famosa ricordare la violenza alle donne, no? Ah, sì. Ecco. Infatti ci sono manifestazioni a Verona. Un po' dappertutto. A Verona c'è due manifestazioni. Una organizzata dalla Forza Nuova, sì, di Roberto Fiore, che io conosco, tra l'altro, c'è anche il suo numero di cellulare. Il quale non è che mi piaccia tanto il numero. Sì, va bene. No, è un punto di vista mio, cioè. Ma nemmeno io sono della sua idea, però ti dico onestamente, conosco un po' tutti, perché come ti dico sempre è anche la televisione che raffrontarsi, confrontarsi con queste persone, certo, non è mai sbagliato, assolutamente. E io quelle volte che ho parlato con Roberto Fiore, ti dico la verità, ho avuto dei dibattiti abbastanza importanti e con lui mi sono così, ci siamo scontrati, ma ci siamo anche, abbiamo anche così condiviso alcune posizioni, dove loro sono per la vita, movimento antiabortistico, sì, ecco. Dall'altra parte c'è una manifestazione promossa dall'AMPI contro questa manifestazione, cioè uno contro l'altro. Come al solito, insomma. Come al solito. Speriamo che non ci siano scontri, speriamo che non ci siano violenze, robe varie. Dividi l'impero. Sì, esatto. Il problema è un altro. L'AMPI. Non ci sono più partigiani. Chi cazzo è che sostiene Stampi se i partigiani non ci sono più? Perché l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Sì, beh, diciamo che è solo nella carta. Fanno parte, diciamo, tutte le persone che si riconoscono in queste cose del partigiano. Oggi possiamo essere un po' tutti partigiani. Sì, ma aspetta un attimo. Cioè, aspetta. No, ma io ho capito il tuo. Io l'ho capito. Tu lo sai che, cioè, tu mi stai conoscendo, sai che non dico le cose così perché c'ho voglia di dirle. Allora, sì. L'AMPI. Sì. Bene. I partigiani andarono in montagna per difendere la libertà, sì, del popolo. Sì. Allora, sti cazzo di partigiani dell'AMPI, che non sono più partigiani, che sono persone che non hanno neanche, sì, non sanno neanche che cazzo era la guerra partigiana, sì, hanno, secondo me, il compito di difendere la libertà di questo popolo, certo, e non fanno niente. Certo. Non fanno niente per difenderla. Anzi, si fanno il finocchiare e condizionare. Allora, che cazzo di AMPI è quando i partigiani sono morti in montagna e con degli ideali bianchi, rossi, erano tutti partigiani, tutti dell'AMPI, che poi, sappiamo le stragi come della Osopo, a Pozzuzzo, sì, certo, cioè, che Renzo Martinelli. Dopo ci sono, esatto, anche le storie, allora, voglio dire, le storie che sai. Voglio dire, se questi andarono in montagna per difendere la libertà delle persone, che oggi è gravemente in pericolo, gravemente in pericolo, ok? Perché non fanno delle dimostrazioni contro questo sistema, il quale sistema impedisce alle persone di vivere? Che cazzo di partigiani sono? Perché sono, allora, l'associazione. Scusa. No, ma l'associazione in quanto tale deve esistere, dal mio punto di vista, per ricordare proprio questo movimento. Io non sono contro l'associazione. No, infatti, ti stavo solo dicendo così. Deve esistere proprio per ricordare questo movimento che, bene o male, se non ha liberato l'Italia, ma che comunque ha dato un grosso contributo a liberare l'Italia dal nazifascismo. Cioè, sai perché non c'è riuscita a liberarlo? Perché gli alleati a un certo punto hanno smesso di dargli le armi. Perché se gli avessero dato le armi, io ti dico, io ho parlato con dei capi partigiani a suo tempo, in Piemonte, sai che cosa è Piemonte, se gli avessero dato le armi, gli avessero forniti, avrebbero liberato la Valsesia e la Valdossola ancora prima che avessero certo. Cioè, non gli hanno dato le armi perché Churchill, per paura del comunismo, certo, bloccò nella
nell'inverno del 44, tra il 43 e il 44, bloccò i lanci, i lanci aerotrasportati. Sì, certo. Ma comunque noi stiamo un pochino in quello che sono i dati, dopo la storia come sempre, sempre camuffata, no? Ma comunque stiamo lì. E allora, adesso qui penso il filo discorso. Sì, perché l'AMPI sta portando avanti questo tipo di discorso. E mi va benissimo. Quelli che oggi ci sono i dirigenti o comunque sono comunque tutte persone che sono di sinistra, tutto quello che è, va bene, brava, io conosco tantissimi, poi il presidente dell'AMPI di Rovigo è una mia amica, anzi la saluto, ciao. Se ci sta ascoltando, perché non ci chiama? No, lei sta lavorando perché la sua è molto impegnata, comunque ciao Antonella, ok. Ma stanno portando avanti non più una politica partigiana, ma la politica attuale, punto e basta. Questo è il sbaglio dell'AMPI dal mio punto di vista. Oh, per carità, metterci dopo fare queste manifestazioni, come hai detto te, io vado in piazza contro questo, contro l'altro, eccetera. Oggi, come ho detto prima, è la giornata della donna. Cioè, non della donna nel senso perché è l'8 marzo, è la vera giornata. È la giornata contro la violenza. Contro la violenza della donna. Allora, quello che volevo dire poi io alla fine. No, devi fare un annuncio. Non ricordiamo solo questo giorno, ricordiamo 365 giorni all'anno. Facciamo così, 366, così un giorno lo ricordiamo. Perfetto, perché la donna, ma tutti gli esseri umani, tutti gli esseri umani non devono essere violentati. Violentati sto parlando sia a livello fisico, sia a livello psicologico, sia a livello nel lavoro e in tutte le sue parti, ok? Questo è il punto. Io per carità tanto di cappello e mi alzo e chino il capo ovviamente a tutta questa devastazione che subisce la donna, però nello stesso tempo prendo tutto il genere umano che oggi è violentato, anche dei ragazzetti, perché abbiamo sentito qualche giorno fa un ragazzetto è stato torturato da altri suoi coetanei, hai capito, perché non so perché ha difeso un suo amico, eccetera, è stato torturato, eccetera, eccetera. Pensate voi, ecco, che violenza che c'è questa. Sì, grazie al web, grazie proprio a internet dove c'è tutta una serie di cose. Ascoltami qua, il secondo annuncio che volevi fare? No, era questo. Allora, uno quello che stai parlando, no? È uno di ricordare la giornata della donna, ma tu hai detto, ripeto, non in quanto donna, ma tutto il genere umano. Donna, in cerca di guai, donna che allo specchio non si guarda mai. Vabbè, questo era, chi è che la cantava? Zucchero. Zucchero? Sì. Non mi ricordo. Zucchero Fornaciari. Allora domenica non eravamo lì. Con gli alpini, no? Ho detto manca Mauro. Perché? Perché c'era la corale di, mi pare, di Santa Giustina in Colle, se non vado errato, che cantava tutte canzoni tipo E Gigiotta, corto litro. Allora c'è una canzone che gli alpini tante volte non se la ricordano. Era una notte che pioveva e che tirava un forte vento. Immaginatevi che grande tormento. Questa la cantavano, la cantano. Per un alpino che sta veglia. Tante volte non la cantano questa, è una canzone. Ma comunque ho detto manca Mauro perché si metteva anche lui a cantare. Bene, cosa vogliamo fare? Adesso sì, ci facciamo pausa. Pausa, dai. Bene, pausa e vai con la musica. Thank you.
Angel, where will it be?
Eccoci qua di nuovo in diretta. Mi hai lasciato senza gli hotel in California? Sì, 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 Eagles. Sì, sì. Ma beh, dai, non importa. Noi siamo adesso le 11:27, siamo al rush finale. Ancora una mezz'oretta. Abbiamo fatto una tiratina, diciamo così, di quasi di un'ora e mezza, eh? Sì, cosa vuoi? Prendiamo in mano, allora, un altro giornale, così vediamo, Sì. Allora, senti un attimo, Anche Mogol non si salva, Anche Mogol? Sì, dalla verità, da Maurizio Repetto. Mogol, tu, chiamali se vuoi conflitti di interessi, la SIAE, da lui presieduta, finanzia la sua scuola di canto e la messa in scena della sua opera. Cioè, capito? Anche questi, cioè, capisci? Poi magari lo intervistano anche... Lui ha trovato, no? E ha detto, cosa vuoi che faccia il presidente... Tanto per faccio mica nulla per niente, detta in Veneto, Bravo. Allora, prendiamo
pagina 3 della verità. Il reddito di cittadinanza parte ad aprile, prima sede delle elezioni europee, sai, la marchetta elettorale. Guarda caso. Di Luca Telese è l'articolo. Motivo: non pubblicate ancora il decreto? Stiamo definendo la tempistica della pubblicazione finale, ma se lei prende l'articolo 21 della legge di bilancio trova la dotazione esatta. L'importo che viene stanziato in totale 9 miliardi, soprattutto alla descrizione puntuale della più importante misura di intervento sociale mai varata. Intervista Pasquale Tridico. Ti dico io. Chi è questo? È un economista, allora Pasquale Tridico, economista e docente all'Università Roma 3 con Luigi Di Maio, il leader dei 5 Stelle. In questa cifra però vengono ricompresi i fondi del REI varato dal governo Gentiloni. Okay. Sì, ma non capisco cosa intendono i critici che fanno questa obiezione. Il REI viene superato dal RDC, dal reddito di cittadinanza, perché noi quella cifra la moltiplichiamo per 4. Sì, cioè questo qua, allora questo signore qua, questo economista che... fino a ieri non sapevamo neanche che esisteva, si è messo nei panni di Cristo, sai, moltiplicato i 4 pani e pesci. Ma ti faccio un esempio banale. In questi giorni, per motivi di lavoro, sto seguendo delle vicende e delle vicende di lavoratori, di gente anche sfruttata, con paghe da 900, 850, 900 euro. Nota. Sotto contratto? Con contratto. Sono i contratti di lavoro che i sindacati hanno firmato, che hanno queste cifre. Ma cosa fanno? Scusami. Lavorano 40 ore, 35? No, 40 ore a settimana. Lavorano nei magazzini, fanno un magazziniere, loro, eccetera, ok? E hanno queste paghe, ho visto le buste paghe, hanno detto pagare 870-900 euro. Con reddito di cittadinanza, secondo te, uno che prende 780 euro, chi cazzo deve fare per lavorare? Cioè, non so se mi rendo l'idea. Due. Poi, quelle ditte che gli danno 900 euro, la paga lorda è di circa 1000 euro, pagano i contributi su 1250 euro imposto dall'INPS. Sì. Imposto dall'INPS. Cioè i contributi vengono pagati su 1250 euro, cioè l'impresa li paga non sui 1080 euro che è la paga lorda del dipendente, sì, ma su 1250, perché è il dato minimo che ha imposto l'INPS per quel tipo di categoria. Cosa succede? Che l'azienda paga su 1250 e l'INPS incassa su 1250 sia da parte del lavoratore che da parte del datore di lavoro, però pagherà la pensione in base a 1080 euro. E nessun sindacato ha obiettato, nessuna associazione di categoria ha obiettato questa cosa, nessun parlamentare ha tirato fuori questo obbrobio, nessuno. Cioè, l'ho tirato fuori io circa 2 anni e mezzo fa a Canale Italia. Ok? Nessuno mi ha filato. Poi ti dice un'altra cosa nei contratti, ok? C'è il FASIB, che cos'è? È un'altra gabella che vengono messi in questi contratti, che paga il datore di lavoro. Che cos'è? L'assicurazione integrativa. L'assicurazione sanitaria integrativa. Che va a beneficio? Dei lavoratori, in teoria. Sì. Se tu però devi usare questa cosa qui, ci sono tanti di quei paletti che tu non la usi, non la puoi usare, perché loro ti dicono tu devi andare da quel medico che ti diciamo noi. Per quel tipo di prestazione, nota bene, e questa è un'altra truffa che nessuno, sì, sindacato ha obiettato, anzi ti dico, i presidenti dei vari fasi si girano tra la triplice, una volta è uno della CGIL, una volta della CISL e uno della UIL, fatalità. Allora cosa succede? In questo FASIF
tu vai da quel medico, quel tipo di prestazione costa 100 euro mediamente, sì, tu gli la paghi 150, ti fanno lo sconto di 50 euro, la paghi 100, ma se tu vai senza fasi la paghi sempre 100, sì, cioè non è che cambia, no. Ecco, cioè ci sono delle truffe in atto sui lavoratori che neanche il sindacato ecco te, anzi ci fa parte il sindacato di queste cose. Beh, all'indice sai che mi parla all'interno del consiglio di amministrazione. Sì, ci sono anche dei delegati sindacali. Esatto. Esatto. Allora, io ti dico, di fronte a questi furti perpetui, nessuno scende in piazza. Cioè, ti rendi conto in che paese stiamo vivendo? Cioè, ti rendi conto che l'AMPI va in piazza a dire contro il fascismo? Noi stiamo subendo una dittatura latente, subdola, hai capito? Su certi aspetti che stanno violando qualsiasi regola costituzionale, e questi vengono in piazza, quell'altro mi dice mettiamo i crocifissi nelle aule e nessuno va in piazza per difendere la gente che viene calpestata sui diritti. Che addirittura dovrebbero scendere in piazza per difendere la Costituzione e nessuno lo fa. E abbiamo il ministro che dice: rimettiamo i crocifissi nelle aule. Ma va bene, li mettiamo, però cazzo, vai in piazza a difendere questa benedetta Costituzione. Allora, vedi, tu hai parlato benissimo quando che c'è un'informazione che non c'è. Cioè, praticamente. Per questo che hai avuto l'idea di mandarla. Esatto. Di mandarla ai direttori di testata, perché poi se loro si collegano con noi queste notizie gli diamo da poter lavorare, da poter fare teoria, sì, no, quello che io voglio dirti, no? Allora in Italia stiamo parlando del nostro paese, non c'è più informazione, no? E su tutte queste cose, cioè, per esempio quella, io non lo sapevo, per dire, del contratto di 900 euro, un contratto a 1.080 euro lordi che è percepito dal... Guardate, ci sono contratti... Sì, ma... No, ci sono contratti da 910 euro lordi al netto, 780 euro, 40 ore lavorative settimanali! Esatto, ma quello che io mi voglio soffermare un attimo, no? Adesso, a prescindere che ci sono dei stipendi da fame, vabbè. Ma quello che te l'ho fatta anche ieri così per via telefono, no? Ma allora 1.080, l'INPS vuole 1.250. No, l'INPS vuole il pagamento dei contributi su una quota di 1.250 euro. Perfetto. Allora, l'azienda, quindi la ditta, non va più a pagare sui 1.080, no, ma sui 1.250. Ma sui 1.250. Però il lavoratore prenderà la pensione sui 1.080. Perfetto, allora va praticamente il lavoratore prende quello che prende, la ditta invece di pagare ovviamente sui 1.080 paga 1.250. Sui 1.250. Quindi vuol dire di più. 250 euro in più di niente. Eh sì. E non sono pochi, adesso io non lo so. Moltiplica per 50 dipendenti. E quindi viene fuori anche una cifra. Io dopo non lo so, a livello di tasse, di l'INPS, quante che ne deve... Te lo dico subito, guarda, te lo dico subito, perché i conti li so che fare. Vabbè, certo. Te lo dico subito. Allora, guarda, sì, l'azienda paga fino a 50 dipendenti, paga 29,76. Allora 1.250, 30%, mettiamo al 30%, per 30% uguale diviso 100 uguale, paga 375 euro, senza contare IRAP e quant'altro, paga 375 euro, attenzione, paga 3,75, fai per magari 49 dipendenti, sono 18.000 euro e 375 euro. 18.000 euro e 3,75 che paga in più, perché se fosse stato 1.080 praticamente, adesso ti spiego, 1.080 euro, 1.080 per 30, sì, uguale diviso 100
uguale, fa 3,24. Fa 3,24. Per 49 fa per, no, no, per 49 fa 15.876. 4.000 euro in più. E non sono, pochi. Al mese? Al mese. All'anno sono 40.000 euro. Eh sì, non sono pochi. Cioè, capito? Cioè, l'INPS gli porta via quell'azienda 40.000 euro all'anno in più, ok? 40.000 euro che potrebbe avere nelle casse. Certo. Ma attenzione, il costo della pensione è basato non sui 1.250, ma sui 1.080. Quindi all'INPS, in teoria, calcolano sui 1.080, fanno il calcolo sui 1.080 sul versato dei 1.080. Il resto serve per altri fondi, che non c'entra un cazzo con la pensione, perché? E ti spiego di più. Quando tu versi 100 euro all'INPS, 70 euro vanno per la gestione dell'ente. Ah. No, no, quello che io vedo, cioè sto facendo, cioè praticamente sono 40.000 euro all'anno, che all'anno non di più. Su una 49 dipendenti, no? 49 dipendenti. Quindi se facciamo un conto così un po' approssimativo. Solo a Padova. Cioè praticamente un dipendente. Solo a Padova ci sono 10.500 dipendenti in queste condizioni. 10.500. Quindi pensa all'INPS quanti soldi incassi in più rispetto a quello che dovrebbe incassare. Solo a Padova. Solo a Padova. Cioè 10.000 persone che sono in queste tu prendi. Facciamo subito. Allora, facciamo il calcolo, perché lo facciamo subito, perché se noi, sai che noi siamo terra terra, facciamo il calcolo. 1250 per 30 uguale diviso 100, perché facciamo fa 375 euro. Sì. Ok? Facciamo per 375 euro al mese, sì, per 10.000 sono 3.700, lo scrivo qua, facciamo così. Sono, aspetta, che bello, fa di calcoli in diretta. 3.750.000 euro. Sì. Benissimo. Prendiamo sempre sta roba qua, prendiamo 1.080, ok, per 30, sì, uguale, diviso 100, sì, uguale, 3.24 per 10.000. 10.000 sono 3.240.000 al mese. 510.000 euro in più al mese. Ok? Moltiplichiamo questi 510.000 euro, perché li facciamo in diretta i conti, 510.000 euro per un anno, 510.000 euro, esatto, per 12 uguale. Cioè l'INPS incassa solo quei 10.000 a Padova, perché poi ci sono altre situazioni, 6.120.000 euro in più all'anno che i lavoratori mai vedranno. Ma è la ditta li deve pagare. Li deve pagare così, tanto per. Cioè, queste ditte buttano all'aria 6.120.000 euro all'anno che potrebbero rimanere nelle casse delle aziende. Certo, e investire magari, esatto, in qualche altra parte. Bravissimo. Cioè, creando magari nuovi posti di lavoro. Macchinari, posti cioè, di lavoro. Cioè, ti spiego solo questo. Certo. Poi ci sono categorie che hanno, non so, la paga 1.200, però l'INPS ti dice bisogna che paghi su 1.400. Sì, cioè, capito cosa può succedere? No, in più, come hai detto te dopo, adesso passiamo anche, abbiamo fatto un po' di calcoli ovviamente veri, perché ovviamente Mauro... Ci sono due aziende che io conosco. Hai tutti i conti. Ci sono due aziende che, sì, ce l'hai tutti in mente, ci sono due aziende che io conosco, che ogni anno buttano via 80.000 euro. Sì, beh, certo. No, no, quello che... Adesso... Potrebbero restare in azienda. Certo. Quello che io... Assumerebbero magari altre persone. Sì, oppure altri macchinari, o che ne so io, altri investimenti. Divise nuove, corsi nuovi per la 626. Di aggiornamenti, eccetera. Quindi si può fare tante cose. Altre persone che lavorano,
penso. Con 80.000 euro, insomma, cioè, non sono pochi, no? 80.000 euro all'anno. Non sono pochi all'anno 80.000 euro per due aziende magari piccola, media struttura, insomma. No? Quello che volevo dirti, no? È, allora... Quello si chiama minimo contributivo. 900 euro, 900 euro, che viene al netto all'operaio. Tu hai detto benissimo, no? Ma che cazzo mi fa fare, hai capito, di andare a lavorare? Ma il peggio è quelli che sono nella qualifica F, ok? Che prendono esattamente al netto, con 40 ore settimanali, 780 euro. Qualifica F, guarda che ce ne sono tanti, eh? E non a caso hanno messo reddito di cittadinanza a 780 euro. Ma allora, spiegami, quella persona che prende 780 euro dopo 40 ore di lavoro a sé e deve andare a lavorare, perciò ha delle spese, chi cazzo glielo fa fare stare di andare a lavorare? Ma se tu ti licenzi, non hai più il reddito di cittadinanza. Ma fai in modo che ti licenzi, no? Farai di tutto per farti licenziare. Sì, è quello. Però è scamotage. Comunque, in ogni caso, sono cose che... Sai stridono, che l'italiano si insegna. Sì, sono cose che stridono, capito? Perché, cioè, queste cose qua poi... Io, per carità, io non sono contrario a questi aiuti, eccetera. Però così non si può fare. 780 euro. Non si può fare così, non si può fare. Io devo, Stato, Italia, devo investire per il lavoro, ragazzi. Questi soldi che io, questi 10 miliardi, 9 miliardi, quello che è, io li devo investire per il lavoro. Cioè 9 miliardi che poi si riducono a 8. Esatto, no? Vabbè, quelli che sono, io li devo investire. Hanno fatto i calcoli delle persone più intelligenti di me, che se è così, la gente non prende 780, ma 317 euro. Sì, sì, vabbè, dopo la matematica è questa, eh? Sì, dopo ci saranno tutti i trucchi, i trucchetti, eccetera. No, 717, cioè, se ci sono 9 o 8 miliardi, sì, dividi per questi... 6 milioni. Che sono poi 6 milioni, alla fine della fiera portano a casa... Che poi ci sono i pensionati delle minime anche. Sì, ma no, ma allora ascoltami. Allora, in un anno, dobbiamo calcolare, allora, in un anno, sì, facciamo i conti più larghi, dai, più larghi, 10 miliardi. Allora, noi li facciamo in diretti i conti, eh? Certo, certo. 10 miliardi. Tanto abbiamo quasi finito, dai. Diviso 6 milioni. Diviso 6 milioni uguale all'anno, 1666 diviso 12, diviso no, 12 uguale a 138 euro a testa. Oh, perfetto. Perfetto. E questi sono i conti. Cioè, se per un anno stanzi 10 miliardi. Allora. Ascolta, se per un anno stanzi 10 miliardi, gli aventi diritti, sono 6 milioni, più o meno. Sì. Dividi i 10 miliardi per i 6 milioni, sì, all'anno, sì, però questi bisogna pagare ogni mese. Beh, quindi certo, devi dividere per 12, sì, ecco, senza la tredicesima, in teoria avrebbero un assegno di 138 euro a testa, 138 euro 8 periodico, mettiamo, siamo buoni, 139, mettiamo 140, adesso. 140, non sono più 780. Ma sono 140. Perché per far avere 780 euro, quella cifra tu la devi moltiplicare, facciamo 140, la devi moltiplicare per quanto? Per 6. Sì. Per 6. Sì, beh, certo. Quindi non serve 10 miliardi, serve 60 miliardi. Forse hanno fatto un po'. Si sono dimenticati di mettere un zero. 60 miliardi. Sai, da 6 miliardi a 60, c'è un zero in più, dai. No, no, c'è un 6 che manca. Cioè, voglio dirti, ci sono 50 miliardi che mancano. Cioè, voglio dirti,
è come le promesse che hanno fatto sull'Ilva e sulla TAP. E verrà fuori che anche la TAP non la possono fermare, perché i contratti saranno penalizzati. Allora, Di Maio, ascolti qua, l'abbiamo detto l'altra volta, sì. Di Maio disse, allora chiama l'avvocatura dello Stato e dice controllate sto cazzo di contratto con questa azienda che deve comprare l'IVA, ok? Sì. Sai che era in ballo questa sinistra. Calenda fece la stessa cosa, Calenda. Sì. Siccome io sono rispettoso delle persone, non chiamo né il ministro Calenda e tantomeno Di Maio. Calenda fece la stessa cosa. Il parere dell'avvocatura dato a Di Maio è pari pari uguale a quello di Calenda. Sì. Di Maio l'ha segretato fino alla firma, dicendo, fa la conferenza, c'è stato il delitto perfetto. Cioè, questo è sinonimo di insipienza, di incapacità, di impreparazione e soprattutto è sinonimo di presa per il culo per gli italiani. Cioè, non so se mi sono spiegato. Cioè, sull'IVA praticamente Di Maio non ha cambiato niente. No. È rimasto quell'accordo, diciamo così. L'unica cosa che Maio ti dice, noi abbiamo mantenuto tutti questi lavori, ma anche l'accordo Calenda era così. Esatto. Quindi hanno mantenuto tutto quell'accordo di Calenda, giusto o sbagliato che sia, non stiamo qua a discuterlo, e loro, il signor Di Maio, è andato a dire che c'è stato il delitto perfetto. Perfetto, ok. Però quando Di Battista, la Luzzi, il ministro, cioè io prendo sempre in mano la Luzzi, sai chi è la Luzzi, il ministro per il rapporto con il Sud? Lenzi. La Lezzi. 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 La Lezzi. Lezzi. Sai che io la prendo sempre a esempio, sai, cioè, la Lezzi è una persona molto intelligente, sai, che vedo che PIL aumenta d'estate quando accendiamo i condizionatori. Ecco, questa è la Lezzi. Ministro, l'hanno fatta ministro. Cioè io con tutte le cazzate che devo fare a dire, dovrebbero fare il Presidente della Repubblica. Vabbè, lasciamo stare. La Lezzi, era quella che è data da questi, poi dice, ma io non sapevo, ma sei stata 5 anni all'opposizione, come fai a dire io non sapevo? Perché è come quello che io prendo, porto a lavorare da me uno, ok? Poi non gli do lo stipendio, non gli do da mangiare, faccio un esempio, e questo muore, ma io non sapevo. Sì. Ma che cazzo sei a dire? Se erano solo le tue dipendenze? Dicevi? Dicevo che quando che questi personaggi vanno al governo, o comunque sempre colpa degli altri, no? Sì, ma è strana la storia. Che per carità, non sto dicendo che il Partito Democratico non abbia, perché per l'amor di Dio. Appunto, quante responsabilità. Io sto dando una colpa a questo governo sulla fatturazione elettronica per un semplice motivo. Viene fuori da loro? No, voglio essere corretto. Cioè, l'informazione deve essere corretta. Questa fatturazione elettronica è frutto di una mente perversa del governo Gentiloni. Parlo a... È compagnia bella. È compagnia bella. Okay. Meglio brutto che bello. Cosa succede? Che loro avrebbero avuto la possibilità già a luglio di bloccarla. Sì. A luglio la avrebbero potuto bloccare e dire la facciamo partire nel 2020, nel frattempo facciamo tutta una serie di verifiche. Sì. Ok? Io do colpa a questo governo di non averla bloccata, l'avrebbero potuto fare, facendolo slittare al 2020. Ti spiego il perché. Perché nel frattempo avrebbero chiamato i sindacati, le associazioni di categoria e quant'altro, avrebbero fatto una valutazione ad ampio spettro. Sì. Qui io li attacco, su questo li attacco, perché allora non sei il governo del cambiamento. Certo, ma sei il governo del stabilimento. Bravissimo. Dell'IVA. Dell'IVA. Sì, dello stabilimento. E del TAP, e della TAP, e della TAV. Esatto. Di tutto quanto. Luca Derri,
come si chiama, non so se lo pronuncio bene, che è stato anche condannato. Harry De Luca, grande mio amico. Harry De Luca, bravo, Harry De Luca, giornalista, scrittore. Sì, giornalista, tutto, sì. Esatto, lui ha dichiarato, Harry De Luca, sulla stampa, questi il Movimento 5 Stelle mi hanno deluso, punto. Certo, sì. Cioè, se arriva un Harry De Luca a denunciare questo... Che Harry De Luca li ha sempre sostenuti. Sostenuti in tutte le sue, cioè, parti. Ragazzi, dobbiamo riflettere su queste cose. Ma è sempre la questione, vedi, prima quando si faceva il discorso del popolo, della gente, no? E sì, vedi, queste cose si vengono a sapere, ma non per la grande massa. La massa non sa niente. E allora? Cosa facciamo a dire? Non lo so. Facciamo questo comunicato stampa? Noi dobbiamo fare. Facciamo questo comunicato stampa ai direttori di testate? Questo è poco mai sicuro. Vuol dire, facciamo quel problema anche questo? Ma visto che te non ti hanno filato né Salvini né. Il comunicato stampa. Ma lo scriviamo proprio il comunicato stampa? Guarda, te l'ho detto, io non ce ne sono ora. Facciamo questo comunicato stampa, lo mandiamo appunto per via email o quello che è. Per posta elettronica. Parliamo in italiano. Va bene. Ok, per posta elettronica. Lo facciamo, non c'è nessun problema. Uno anche perché si dà il modo di far conoscere altri video. E un altro anche per denunciare queste cose. Il secondo passo è un altro diritto. Tiriamo fuori la posta elettronica anche delle trasmissioni di opinione, quello che c'è su Rai 3, Canale 5, sulla 7, oppure su Rai 1, sì. E gliele mandiamo anche a loro queste. Tutto quello che vuoi. Ma sai per quale motivo? Poi vediamo, perché una radio come la nostra, che denuncia queste cose, io sono andato poi a vedere, io sono un cane da tartufi, proprio per mestiere, sono andato a vedere in America, sai come è uscita fuori quella protesta degli insegnanti di Boston che hanno avuto un'adesione a livello nazionale, che poi i vari governatori hanno dovuto calare le braghe, sì. Okay. Partendo da 5 insegnanti che hanno usato il web, okay. Il web proprio facendo tutta una serie di questioni, il web tra l'altro poi è stato ripreso da studenti, da altri insegnanti, da cittadini, quella è arrivata in piedi una campagna mediatica tramite web, cioè tramite questo strumento che si chiama rete, l'hanno usato come strumento, certo. E questo ha fatto sì che i vari governatori cambiassero determinate leggi. Certo. Uno di coloro che ha tradito questi del web, come Harry De Luca è stato tradito dai 5 Stelle, okay, è stato Obama. Perché sempre lì a Boston, che adesso non lo so, Michigan deve essere lo stato del Michigan, viene eletto un governatore con dei conflitti di interessi macroscopici, avevano un'acqua meravigliosa a Detroit, Michigan. Cioè la manifestazione parte da Detroit. Mi scuso per l'ascoltatore, è Detroit. Hanno fatto un secondo acquedotto con acqua inquinata, l'acqua del cazzo, destra e sinistra, e parte questa protesta via web. Arriva alle orecchie di Obama va a Detroit, nel Michigan, e cosa succede? Non so se è nel Michigan, cioè scusatemi, ma in geografia sono proprio una schiappa. Comunque se sbaglio... L'importante è che tu dai la notizia. Se sbaglio datemi un colpo di frusta sulle orecchie. Perché sono ignorante su questo. Cosa succede? Succede che Obama arriva, cosa fa prima di fare l'intervento? Chiede un bicchiere d'acqua dell'acquedotto, cioè quell'acquedotto inquinato che loro stanno denunciando, sì. Perché il governatore l'ha fatto fare a una ditta che è amica sua, che va a inquinare, cioè che invece... Lui ha voluto fare la prova, insomma, la prova. Quella a destra e sinistra, e beve l'acqua. Si sono sentiti traditi da colui che doveva difendere le minoranze. Cioè, hai capito? Il potere dove cazzo arriva a colpire. Allora,
noi abbiamo questo strumento che si chiama web radio, cerchiamo di farlo funzionare. Infatti, allora, tu hai parlato degli Stati Uniti d'America, no? Anche se io abbiamo due minuti, eh? Anche se io non sono proprio filo americano, no? Nemmeno io. Però devo constatare alcune cose. Per esempio, da lì sta partendo un ascolto veramente forte, veramente delle radio web, e pare che ci sia l'80% dei americani che ascoltano.